ingegnere civile, industriale di successo, Giorgio Ciuffetelli, candidato della lista numero 3, Italiani Uniti per il Venezuela. Giulio, perché ti ritieni idoneo per ricoprire un posto nel Comites? Mi ritengo idoneo perché non è da 5 giorni o da un mese che mi sto postulando ora. Ho lavorato e lavoro con la comunità italiana dentro il Centro Italiano Venezuelano già da diversi anni fa, sono stato direttivo e attualmente lavoro dentro della giunta direttiva del Centro Italiano Venezuelano. Penso che è arrivato il momento di aprire un po' le porte verso la comunità italiana in tutto il Venezuela e poter dare una mano se posso. Quali sono le funzioni che ritieni debba svolgere il Comites, in particolare in un paese come il Venezuela, in una profonda crisi economica, sociale e politica? Molte, specialmente in Venezuela molte. Credo che la comunità italiana non è diminuita, addirittura credo che si è un po' ampliata, perché ci siamo ora i figli di italiani nati in Venezuela, siamo italiani anche. Sono i nostri genitori, penso che è una comunità che bisogna attenderla, bisogna stare e lavorare con loro, ci sono molte necessità dalla comunità e questa funzione da noi rappresentando, essendo del Comites, rappresentando questa comunità davanti in confronto con le autorità italiane, hanno bisogno di gente che faccia questo tipo di ponte con tutti gli italiani che sono qui. Quali sono le necessità attuali della nostra collettività? Credo che una grande necessità più che altro sociale. La comunità nostra italiana non è ben attesa dallo Stato italiano, essendo italiani che molti come i nostri genitori sono venuti e sono emigrati dall'Italia, immigrati in Venezuela da tanti tanti anni fa, e sentivo dire da uno di loro in un'opportunità che in un momento determinato, quando l'Italia aveva necessità, questi italiani hanno fatto del tutto per l'Italia. E hanno mandato i figli a studiare, la parte economica, hanno aiutato l'Italia in molti aspetti quando l'Italia aveva la necessità. E ora loro ritengo che anche hanno diritto di esigere un po' dallo Stato italiano, perlomeno questo aiuto sociale. Ci sono molti, molti italiani che qui difatti sappiamo, l'abbiamo visto, l'abbiamo vissuto stando un po' da fuori dalla comunità, nella comunità, vedendo ci sono gente che oramai non può nemmeno riandare in Italia, gente che ha bisogno della parte sanitaria, un'assistenza sanitaria che praticamente nessuno gli sta dando una mano, e credo che dobbiamo perlomeno fare questo ponte con lo Stato italiano e riattivare o attivare un po' il Comites. Scuola, pensioni, connazionali che hanno bisogno della nostra solidarietà, connazionali che sono in carcere, giovani che sono stati in carcere per aver partecipato attivamente nella politica venezuelana. Quali sono le priorità, secondo te, se dovessi dare un ordine a questi settori, a questi argomenti? Tutte, però dandogli un ordine, credo che la parte pensioni è molto importante, specialmente che siamo in un paese dove abbiamo un controllo di cambio di moneta. E questi connazionali, tutti di terza età, che in un momento determinato avevano una piccola pensione di vecchiaia, oramai non gli basta niente,
e perché anche diciamo che la parte economica politica del Venezuela ha procurato questo, nel fatto di che abbiamo 3-4 tipi di cambi e non si capisce come gli viene a loro curato. Difatti c'è gente che se riscuoteva 300, 350, 400 di pensione, ora riscuotono 15 euro al mese di pensione, una. Poi la parte dei connazionali carcerati, sì, ci possono essere anche dei connazionali carcerati proprio perché hanno commesso un delitto e sono lì, però ne parlavi anche questi connazionali perché sono carcerati politici, diciamolo così. Credo che bisogna dargli una mano, allertare alle nostre autorità. Ecco, come noi abbiamo avuto casi di giovani che sono stati arrestati durante le manifestazioni, come può contribuire il comite, come dovrebbe agire il comite in questi casi di connazionali che sono, alcuni sono stati sindaci, altri invece sono semplicemente studenti, però hanno la nazionalità italiana o se non hanno il passaporto italiano sono figli di italiani. Qual è la funzione in questo caso del comites? E ti porteresti anche più in là di quella che è strettamente la funzione del comites in questi casi? Sì, dovrei andare più in là, prima di tutto fare il contatto con queste organizzazioni non governamentali che stanno aiutando molto questi ragazzi, sono formate, sono qui in Venezuela e sono organizzazioni addirittura venezuelane. Io farei anche il contatto con loro e attraverso anche le parti legali, attraverso un avvocato, prima di tutto per vedere qual è la lista di questi ragazzi o dargli la lista, conoscere dove sono, in che condizioni sono, no? E poi fare il contatto con lo Stato italiano, con queste organizzazioni e attraverso poi l'ambasciata e i corpi diplomatici vedere come arriviamo allo Stato venezuelano e arrivare su, vedere esattamente qual è il delitto grave di questi ragazzi che poi non sono passati né in tribunale, non gli hanno dettato né sentenza, sono lì e non sappiamo nemmeno di loro. Sì. Nelle inchieste realizzate dal giornale, dalla Voce d'Italia, si è notata una profonda frattura tra collettività e comites. Difatti la nostra collettività non conosce il comites, non sa quali sono le sue funzioni, non partecipa alle riunioni anche perché non viene pubblicizzata la riunione del comites. Quale sarà il tuo atteggiamento nei confronti della nostra collettività? Si faranno riunioni aperte, riunioni nella quale possano partecipare i nostri connazionali? Sarà la collettività informata di quello che fa il comites o si continuerà sulla via tracciata dal comites precedente? Non penso che non si deve continuare la via. Difatti credo che a parte me c'è molta gente nella lista che si vedono visi, facce fresche, giovani, più giovani, con molta volontà, che già stanno portando anche un curriculum politico che già da vari anni fa, però che stanno entrando ora nel comites, e quel poco o quel tanto che abbiamo parlato, l'intenzione è aprire un po', aprirci un po' nella comunità italiana, far entrare la comunità dentro queste varie riunioni, fare queste riunioni aperte, per così la comunità si esprima e dica esattamente di che ha bisogno e come poter aiutarli. Dobbiamo pubblicitare molto, molto, molto la parte di chi siamo e che fa il comites in Venezuela e in altri paesi, a chi rappresentiamo. Credo che sarà un lavoro duro, un lavoro da
diciamo, andare a camminare nelle diverse parti del Venezuela e andare a trovare dove sono questi connazionali, conoscerli e spiegargli un po', e sempre tramite anche questi nostri corpi diplomatici che devono aiutarci. Se loro non ci aiutano, non ci danno una mano e non ci sentono, allora dovremmo far sentirci noi direttamente in Italia, penso io. Ringraziamo Giulio Ciuffetelli, candidato della lista numero 3, e vi invitiamo ad un prossimo forum.